Beh ragazzi, allora siamo tornati da questa scampagnata giù, abbiamo trovato questi materiali e volevamo iniziare a fare i primi macchinari per smaltire un po' questa roba. Però ho visto che facendo l'engineer manual, come si fa? Con una leva e un libro, noi i libri li abbiamo trovati nel villaggio, quindi tranquillamente, potremmo iniziare anche a fare qualcosa dell'engineering immerso, perché non l'ho mai iniziata, non l'ho mai fatta, l'ho sempre vista e volendo si potrebbe fare, solo che ci serve molta clay. Noi ne abbiamo trovata della clay, ma è poca, ne abbiamo solo 4 pezzi. Quindi ci sta in questo pacchetto anche qualcosa che forse sostituirà la Project E. Il nome preciso non mi ricordo come si chiama. Però so che c'è. Eccola qui, l'Equivalent Exchange 3. È questa qui la mod. E inizialmente dobbiamo farci questi tre craft. 1, 2, 3 e 4. Cosa ci serve? Solo stone e iron. Quindi, noi iron ne abbiamo solo tre pezzi, penso che dobbiamo metterne a cuocere altri. Se non stanno già nella fornace cotti, sì, sono 11, quindi ce la dovremmo fare. Stone ne avevamo, non so, 6 pezzi, non so se ce la facciamo, quindi nel dubbio magari metto a cuocere dell'altra stone. No? Cioè, si cuoce due volte la stone. E che esce se cuoci due volte la stone? Boh, non lo so. Comunque, non ci interessa più di tanto. Allora, iniziamoci a fare questo. Che abbiamo fatto molto semplicemente. Poi si deve fare questo qui. Ok. Questa campana di vetro che si fa con del vetro che ho qui dentro. Così. E questo tavolino. Ci serve una slab che dovrei avere o le ho consumate tutte? Forse le ho consumate tutte, forse non lo so, però ce la facciamo una slab tanto. Non è che ci creiamo tanto un problema. Che cos'è che non c'è? Iron, stone. Ci manca la stone. Vabbè. Abbiamo qui e adesso abbiamo anche la stone. Sai perché? Perché volevo iniziare questo qui, perché adesso vi faccio vedere, ci metterà un po' di tempo per iniziare ad ingranare il tutto. Ora vi faccio capire anche il perché. Quindi mettiamo tutti questi materiali qui. E magari potremo iniziare a piazzarcela qua. Allora, mettiamo questo. Questo qui che ci va la cupola sopra. E il libricino va qui. Ok, dobbiamo iniziarci a creare l'ash, che è questo qui. Come si crea l'ash? Non ce lo dice. Che bello. Tipo questo qui sì, questo no. Ma se non mi sbaglio, questo è cuocendo. Vabbè, proviamo un attimo. Mettiamoci anche del legno e della stone. Vediamo un po' cosa ci esce fuori. Ok, ci ha fatto l'ash. E fin qui ci siamo. Non so se funziona anche la cobblestone. Se ci metto la cobblestone invece della stone, ci dà lo stesso l'ash. Non lo so, proviamo. Sì, ce lo dà lo stesso, quindi meglio la stone che. Cioè meglio la cobblestone che la stone. Con questo ash però noi, se non sbaglio, con 4 possiamo fare i blocchi di ash, perché adesso vi faccio capire un po' cosa voglio fare. Voglio vedere se con 4 funziona. No, non è con 4. Vediamo se lo trovo qui. Questo. Ah, stone e ash sempre all'interno ci dà l'ash infused stone. Quindi va bene così. Ce ne servono 3, 6, 9. 9 pezzi. Per adesso lasciamolo cuocere. Nel frattempo voglio iniziare a creare anche un'altra cosa. Questo qui come si fa? Con la della clay e della bone meal. Noi il bone meal lo possiamo recuperare. La clay ce l'abbiamo proprio qui un pezzettino. Ok, questo. E ci dà il gessetto, diciamo, è tipo gessetto. A cosa ci serve questo gessetto? Adesso vi faccio vedere. Qua intanto ne abbiamo 21. Mamma mia, Babbasau. Ah no, l'ash viene tolto.
carta e dobbiamo usare questo. 10 pezzi. Ma più che bene. Ce ne servono 9. E nel frattempo iniziamo a creare. Ecco, vi faccio vedere cosa fa questo gesso. Sì, è la nuova Project T. Quindi adesso direi, l'ho detto già 30.000 volte adesso, però direi di iniziare a fare tipo una cosa qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sì, così ci diamo anche lo spazio per arrivare qua. Abbiamo i primi tre, possiamo iniziare a piazzare. Mamma mia, è lentissimo. È ancora 3. Vabbè, ci vediamo appena avrà finito di fare tutti i blocchi. Io intanto me la studio un po', vedo qualche altra cosa. Allora, basta. Qua ho finito. Da quello che sono informato e che ho letto, quella robaccia verde, quella dust verde, si dovrebbe creare. Abbiamo fatto un in più. Strano. Ah sì, 10. Da un qualcosa, qualsiasi cosa messa qua dentro superiore a un valore di 64 EMC. Quindi magari proverò con un pezzo di redstone. Dovrebbe andare bene. Ho un pezzo di ferro. Proviamo un pezzo di ferro. Vediamo cosa ci dà. Ah, il pezzo di ferro ci dà direttamente la rossa, quello che ci serve, va bene. Perché forse dipende da quanto è grande l'oggetto come EMC, però qui non lo riesco a leggere. Ora un'altra cosa, come si usa il calc? Per ingrandire c'era un tasto. A culo butto, giustamente. Allora, sono tornato. Dice che con V e Shift V. Ok, più piccolo e più grande. Ok, a noi ci interessa questo bello grande. Shift più tasto destro. Eccolo qui, si è attivato. E questa, diciamo, è la nuova Alchemical Chest. Ma per funzionare non è finita qui. Perché ci per funzionare proprio del tutto. Adesso non è che lei impara come la vecchia Project T. Ci serve un libro, il libro rosso di questa mod dell'equivalente exchange. Adesso vi faccio vedere qual è il libro. Un attimo, che prendo in piena pagina. Equivalent exchange. È questo qui. Quindi serve un libro e il minimum dust che abbiamo fatto bruciando del ferro senza fare il passaggio che faccio vedere lì sopra. Quindi prendiamoci anche un altro libro. Avevo detto che i libri servivano. Già questo è il secondo libro che stiamo usando, no? Dobbiamo metterlo qua. Quindi togliamo questa stone, mettiamo il libro, mettiamo questo e ci fa il nostro libricino per la Chemical Chest. Ed è un altro passaggio che dobbiamo fare. Questo libro serve per imparare tutti i materiali. Si piazza qua sopra, forse sempre con Shift tasto destro? No. Bisogna mettere il libro a destra. È quello che vogliamo imparare a sinistra. Poi ho letto anche una cosa. Se noi abbiamo una tramoggia, possiamo tranquillamente mettere una tramoggia a esso e buttare tutti gli oggetti che verranno imparati automaticamente. Però per fare la tramoggia ci serve del ferro, che al momento non abbiamo, ma adesso mi faccio. Ok, quindi mi prendo un po' di materiali. E mi ha detto che se noi mettiamo la tramoggia a sinistra, così, quindi poi ci andiamo a mettere anche la cesta sopra, dovrebbe prendere i materiali in automatico. Tipo questo, 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 questo. Senza che noi dobbiamo qui aspettare che faccia tutto il procedimento. Giustamente il pezzo che poi lui si impara lo perdi. Però lui guadagna, penso, energia che poi andrà a ricordare. Quindi tranquillamente potremo fare un sistema che impari le cose in automatico. Giustamente, però, se arriva sempre la stessa cosa e noi non ce ne accorgiamo, andrà distrutto. La clay l'abbiamo buttata, l'abbiamo usata. Dobbiamo imparare a fare la clay, così noi possiamo, senza che andiamo a cercare la clay, possiamo fare tutti quei brick, tutte quelle cose belle, fighe. Però non so, non si riesce a capire che cosa che puoi imparare. Ok ragazzi, hai imparato tutto tranne il Charged Certius Quartz.
Quindi noi ci andiamo a riprendere il libricino. Adesso se noi lo andiamo a posizionare qua dentro e vogliamo, che ne so, bruciare tutta questa cobblestone, possiamo recuperare l'equivalente di qualcosa che gli abbiamo fatto imparare. Tipo questo qui, quanto vale? Un item 1. Tutto quello che abbiamo messo è 29 EMC. Quindi poco e niente, ma se ci mettiamo anche del ferro abbiamo un totale di 541 e di energia e quindi possiamo recuperare altre cose. Vedete qua si può anche scendere o fare una ricerca qui. Questo è per quanto riguarda questa mod che in pratica sostituisce un po' la Project A. Effettivamente è un po' più figa, un po' più lenta, non è così semplice come la Project A e spero che non sia buggata come essa. Questa però ci darà una mano per fare tutte cose. Tipo io la clay che ho detto la possiamo generare per cortesia. Allora, se io metto tanta cobblestone, non c'è la clay. A noi ci serve della clay. Se ci metto anche del ferro, eccola. Quando ne riusciamo a fare un pezzo. Certo che non è tanto conveniente. Quanto vale questa clay? Cioè io con un pezzo di clay mi stai dicendo posso fare un pezzo di iron. Ma la clay vale quanto l'iron? Effettivamente ci sta, perché in questo mondo c'è molto iron. Poi se noi ce lo iniziamo anche a duplicare, effettivamente non è che. Cioè, quindi. Cioè, non so se mi spiego. Ci prendiamo dei diamanti. Quanto ne riusciamo a fare? Adesso sono curioso. Ma da qui quanta roba possiamo fare? Vediamo clay. 5, 6, 7, 8, 9. Anche se è sparito il diamante. Però c'è rimasta l'energia. 18, 19, 20, vai. Ne prendiamo 20 per adesso. Iniziamo a cuocerle. E penso che vada bene. Quindi inizieremo un attimo a fare anche il cookover. Perché è un processo un po' lento il cookover. Charcoal va bene così, e noi ci serve del coal all'interno del coccone perché ci serve anche l'estratto che fa. A parte che ci dà il charcoal più potente, poi ci serve anche l'estratto. Quindi